e per evitare che si possano anche su questo punto innestare speculazioni fuorvianti, che questi appunti che sono stati pubblicati dalla stampa, sul Sole 24 Ore, dalla giornalista, in questo momento non mi ricordo come si chiama, Miletta, io le avevo letti in vita di Giovanni Falcone. Sono proprio appunti di Giovanni Falcone, perché non vorrei che su questo un giorno potessero essere avanzati dei dubbi. Io condivido questa affermazione di Caponnetto. Con questo non intendo dire, perché dell'evento criminoso avvenuto a fine maggio, per quanto io ne posso sapere qualche elemento che possa aiutare a ricostruirlo, come ho detto ne riferirò all'autorità giudiziaria, non voglio dire che cominciò a morire il primo gennaio nel gennaio del 1988 e che questa strage del maggio del 1992 sia il naturale epilogo di questo processo di morte. Però quello che ha detto Antonino Caponnetto è vero, perché oggi che tutti ci rendiamo conto qual è stata la statura di quest'uomo, ripercorrendo queste vicende della sua vita professionale, ci accorgiamo come in effetti il Paese, lo Stato, la magistratura, che forse ha più colpe di ogni altro, cominciò proprio a farlo morire il primo gennaio del 1988, se non forse l'anno prima, in quella data che Aurora ha ricordato Luca Orlando. Cioè quell'articolo di Leonardo Sciascia sul Corriere della Sera che bollava me come un professionista dell'antimafia e l'amico Luca Orlando come professionista della politica, dell'antimafia nella politica. Ma nel gennaio del 1988, quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponnetto, il Consiglio Superiore della Magistratura, con motivazioni risibili, gli preferì il consigliere Antonino Meli. C'eravamo tutti resi conto che c'era questo pericolo e a lungo sperammo che Antonino Caponnetto potesse restare ancora a passare gli ultimi 2 anni della sua vita professionale a Palermo. Ma quest'uomo, Caponnetto, il quale rischiava, perché anziano, perché conduceva una vita sicuramente non sopportabile da nessuno, già da anni, il quale rischiava di morire a Palermo perché non avrebbe superato, temevamo che non avrebbe superato lo stress fisico cui da anni si sottoponeva, a un certo punto fummo noi stessi, Falcone in testa, pur estremamente convinti del pericolo che si correva, così convincendolo, lo convincemmo, riottoso, molto riottoso,
ad allontanarsi da Palermo. Si aprì la corsa alla successione all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo. Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro. Ed il giorno del mio compleanno il Consiglio Superiore della Magistratura ci fece questo regalo. Preferì Antonino Meli. Giovanni Falcone, dimostrando l'altissimo senso delle istituzioni che gli aveva e la sua volontà di continuare comunque a fare il lavoro che aveva inventato e dal quale ci aveva tutti trascinato, cominciò a lavorare con Antonino Meli nella convinzione che, nonostante lo schiaffo datogli dal Consiglio Superiore della Magistratura, egli avrebbe potuto continuare il suo lavoro. E continuò a crederlo, nonostante io, che ormai mi trovavo in un osservatorio abbastanza privilegiato, perché ero stato trasferito a Marsale e quindi guardavo abbastanza dall'esterno questa situazione, mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. E ciò che più mi addolorava era il fatto che Giovanni Falcone sarebbe allora morto professionalmente nel silenzio e senza che nessuno se ne accorgesse. Questa fu la ragione per cui io, nel corso della presentazione del libro della mafia d'Agrigento, denunciai quello che stava accadendo a Palermo con un intervento che venne subito commentato da Luca Orlando, allora presente, dicendo che quella sera l'aria ci sta pesando addosso per quello che era stato detto.